Il problema del gioco d'azzardo riguarda sempre di più anche il Vallodidiano, ma la Banca Montepruno ha un progetto per rispondere a questa problematica. Sì, il gioco d'azzardo è una problematica che abbraccia ovviamente tutto il mondo, a noi interessa in questo momento il nostro territorio. Posso dire che noi insieme alle altre regioni della Campania purtroppo siamo annoverati al primo posto in Italia, solo dopo il Piemonte, nell'abuso, nella cattiva abitudine di questa dipendenza, perché è una malattia, è una dipendenza vera e propria. Secondo lei qual è il fattore scatenante? Ma i fattori scatenanti sono tanti, a seconda delle fasce di età che diciamo si rivolgono a queste forme di ludopatie per cercare di guadagnare qualcosa. In effetti, da tutte le ricerche effettuate, oggi si guadagna e domani si perde il doppio di quello che si è guadagnato con videogiochi o altri tipi di giochi che adesso anche i giovani fanno, tipo online, per computer o in altre forme. Noi vorremmo dire a questi ragazzi, cominciando da Sant'Arsenio, con i ragazzi della scuola media di Sant'Arsenio, di San Pietro e di San Rufo, state attenti, semplicemente questo, perché le problematiche connesse al gioco d'azzardo sono queste, queste e queste. Lo facciamo come banca, lo facciamo come circolo, lo facciamo come Montepruno Giovani. Avendo iniziato questo cammino circa un anno fa, proprio nella sala cultura della banca, dove abbiamo anche avuto modo di sentire le testimonianze di alcuni ex giocatori. A questi ragazzi oggi, e poi andremo ovviamente nelle scuole medie degli altri comuni che fanno capo come comprensorio all'istituto della nostra banca, a questi ragazzi noi vogliamo rivolgere semplicemente delle raccomandazioni, vogliamo fare un'opera di informazione e di formazione allo stesso tempo, per far capire loro quali sono i rischi, quali sono le possibili dipendenze che si possono creare, che sono identiche, uguali alle dipendenze legate ad altre sostanze come può essere la droga, come può essere l'alcol o come può essere, possono essere altre forme diciamo di dipendenza di tipo fisico e psicologico. Con noi collabora il CERT della Salerno 3 e quindi abbiamo dei neuropsichiatri e dei psicologi che parleranno anche questa mattina, e abbiamo il piano di zona di Sala Consilina che ci ha messo a disposizione la sua struttura, ha collaborato con noi mettendo a disposizione la sua struttura per poter portare avanti per la prima volta nel Vallodidiano un argomento tanto importante e di cui tanto si discute soprattutto negli ultimi tempi. Il gioco d'azzardo è un fenomeno che deve essere studiato tutti i giorni, non da sottovalutare, perché è molto facile farne parte ed è molto difficile uscirne, ma sottolineo, non è impossibile. A livello sociologico è un fenomeno di massa che cresce sempre di più, prospera tutti i giorni, aumenta, però tramite l'aiuto proprio di alcuni psicoanalisti, di psicologi, attraverso proprio terapie questa situazione si può risolvere. Però bisogna stare attenti, i ragazzi di oggi devono stare attenti a come giocano, e proprio per questo oggi siamo qua riuniti, proprio per cercare di risolvere questa problematica, cercare di aiutarli attraverso proprio l'aiuto della nostra psicologa, attraverso alcuni sketch che vengono visti, attraverso il dialogo, attraverso il confronto.